Facciamo un po' il punto della situazione e tiriamo le somme rispetto alle notizie che in queste ultime ore stanno tenendo banco e che stanno allarmando, tutti noi. Intanto, guardate subito, inflazione, la parola che fa più paura e contro la quale si sta combattendo, contro la quale le banche centrali stanno cercando di combattere con il rialzo dei tassi di interesse, cercando però di non penalizzare la crescita economica, anzi di non rallentare troppo l'economia. Inflazione, questa riguarda casa nostra, l'Italia. A settembre è al 9%, la spesa non è mai stata così cara dal 1983 e parliamoci chiaramente, non serviva questo dato per farci rendere conto che andando al supermercato e pagando le bollette non abbiamo mai speso così tanto. A spiegare l'accelerazione dei prezzi, gli energetici, ça va sans dire, e gli alimentari. E ci rendiamo conto di un'ulteriore cosa, l'abbiamo detto tante volte, sono beni di prima necessità, non sono beni a cui possiamo rinunciare. Già negli ultimi anni abbiamo dovuto rinunciare agli sfizi, magari a una vacanza, ma certo non possiamo rinunciare ad andare al supermercato a comprare il pane e la pasta perché questi sono beni primari che hanno subito tantissimi rincari e non possiamo certo non accendere la luce in casa o non accendere il gas. Questo è il problema del momento. Altri numeri, ci saranno ulteriori stangate per le famiglie italiane sulle bollette, più 1.300 euro. La futura Premier Giorgia Meloni, anche se il governo deve essere ancora formato, ha parlato di emergenza proprio energetica e ha chiesto una risposta all'Unione Europea. Vi mostro anche un'altra cosa, la trattativa sul gas, proprio a livello europeo, visto che si sta parlando di questo. Berlino chiede tempo, il price cap è una sanzione. Altra parola che a molti crea timore, proprio perché ci riporta al tema più generale della guerra, delle sanzioni che l'Unione Europea ha deciso di portare avanti proprio per far sì che Putin interrompesse la guerra contro l'Ucraina. Il ministro dell'economia tedesca ha detto alla Germania serve tempo per abbassare i prezzi parlando con i paesi amici. La presidenza dell'Unione Europea parla di solidarietà. C'è questa solidarietà, visto che ancora oggi ne stiamo parlando, visto che oggi stiamo pagando tutti noi anche decisioni che non vengono prese, e questo è da dire. In tutto questo c'è stato un intervento straordinario per chiudere il cerchio, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione appunto di bollette. L'ARERA limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie ancora in tutela, e pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio. L'intervento eccezionale dell'autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del governo, ha ridotto al più 59% l'aumento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela. Chiudiamo, questo era doveroso fare il punto della situazione, augurandoci che presto possano arrivare delle migliorie e dei miglioramenti. Inflazione in Italia, ricordiamo, a settembre al 9%, la spesa non è mai stata cara, così cara dal 1983. Noi rispondiamo che ce ne accorgiamo ogni volta che con il carrello della spesa entriamo in un supermercato.